è un invito accorato che faccio ancora a tutti, perché coloro che oggi sono nelle nostre terapie intensive sono persone che non è vero che sono persone molto anziane, perché il 22% ha più di 75 anni, ma il 37% ha tra i 65 e i 74 anni e il 33% di persone che hanno una terapia intensiva ha tra i 50 e i 64 anni, l'8% ha tra i 25 e i 49 anni. Quindi ci sono anche persone, vuol dire che la secondo cluster più numeroso è quello tra i 50 e i 64 anni, quindi persone in forma, persone che sicuramente non hanno un fisico debilitato, ma a cui il coronavirus, questa forma di infezione polmonare, crea dei grossi problemi, al punto da dover essere intubati. Poi hanno un fisico forte, devono rimanere per un lungo periodo, questo ci dice la letteratura del coronavirus, in Cina come in Italia, che rimangono anche 2 o 3 settimane e poi grazie quindi a questa continua ossigenazione dei polmoni riescono a guarire. Ma questo vuol dire anche che le terapie intensive vengono utilizzate dalle persone più giovani e vengono utilizzate per un lungo periodo. Quindi capite che o noi riusciamo con comportamenti responsabili realmente a ridurre la diffusione, e ognuno di noi è il protagonista di questa grande battaglia, oppure ahimè non riusciremo a ridurre il numero di persone che continua a crescere in maniera molto significativa. Questo è, diciamo, un po' tutto il resoconto dei grandi sforzi del sistema e la fotografia di quello che è successo in queste settimane. Anche notizie positive, ma dall'altro la consapevolezza che o interveniamo in queste ore, in questi giorni, nei prossimi 4-5 giorni, nelle prossime 2 settimane massimo, con comportamenti virtuosi, oppure questa grande battaglia che oggi stiamo vincendo con i posti di terapia intensiva e con la capacità del sistema sanitario di reagire, non so se riuscirà a resistere e a essere ancora così performante.